Allora, per BC Sport e qui BC Sport, partenza del Giro delle Fiandre femminile, Letizia Paternoster. Letizia, continua la presentazione, tu come stai intanto? Sto molto bene, sono contenta di essere qua, veramente contentissima, c'è un'atmosfera pazzesca e non vedo l'ora di correre. E dai, sto abbastanza bene, ho recuperato abbastanza bene dopo la caduta, quindi vedremo come sarà. Ho una squadra veramente forte e quindi dai, vediamo di giocarci tutte le nostre carte. Senti, a proposito della squadra, avete deciso i ruoli, tu come ti muoverai? Sì, abbiamo deciso i ruoli, c'è Ruby veramente in forma, veramente forte, ha fatto quinta Dorfland, quindi dai, io cercherò di essere un grande supporto per lei nel finale e quindi dai, vediamo, poi sai, le corse sono sempre differenti, quindi vedremo come andrà e quali saranno anche le mie sensazioni. Senti, avete fatto la ricognizione, immagino, cosa hai capito di questa corsa? Ho capito che sarà una corsa veramente dura, dove non hai un momento, diciamo, per respirare, però le corse così ci piacciono, quindi dai, cercheremo di dare il nostro meglio. Senti, riesci a vedere una favorita principale? Sì, ce n'è più di una, sinceramente, Copecci, Vollering. Loro hanno veramente un grande team, c'è la Longo che abbiamo visto andare veramente fortissimo e quindi ci sono veramente tantissime squadre forti e vedremo come si muoveranno, ecco. Senti, ultima domanda, Letizia, ti abbiamo visto anche piazzata in questa campagna del Nord, finalmente un ritorno piano piano ai tuoi migliori livelli. Sì, sto cercando di ritornare ai miei migliori livelli, ho una squadra che mi sta supportando nel farlo e quindi penso che tutto questo lo devo veramente anche a loro, a veramente come si prendono cura di me e come mi stanno facendo crescere giorno dopo giorno, quindi sì, lo devo solamente a loro e cercherò di crescere ulteriormente perché ovviamente non è qua che mi devo fermare. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.